quanto caldo fa. Facciamo anche la casa. Mi devo sedere un attimo, mi devo tranquillizzare. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e farvi una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. 8 del mattino, temperatura media, ci sono 50 gradi anche stamattina. Stiamo andando all'ospedale, ci arriviamo se non ci sciogliamo prima. L'ospedale è già stracolmo di genitori e bambini, un numero ben al di sopra delle possibili operazioni che si potranno fare in questa missione. I genitori si accalcano all'ingresso e cercano disperatamente di far registrare i nomi dei loro bambini nella lista di attesa, ma si andrà per ordine di gravità. È pieno di persone che stanno aspettando il loro turno, ci sono alcuni che aspettano fino alla sera. E poi non c'è più spazio, non aspettare il giorno dopo, e molti di loro si fanno dei viaggi veramente della speranza da una parte all'altra del paese per far operare i loro bambini dai nostri dottori. Ed è incredibile, ci sono delle storie di speranza dietro ogni famiglia che fanno piangere ogni volta che le ascoltiamo. Però questa è l'unica loro possibilità in questo momento. Ci saranno almeno un centinaio di persone tra genitori e bambini che stanno aspettando il loro turno con un caldo che vi posso soltanto far immaginare. Però capiscono che questa è un'occasione unica, perché chirurghi italiani sono qui per operare gratuitamente i loro bambini, e quindi loro aspettano il loro turno pazientemente. Oltre ai gravi problemi di salute, di nutrizione e di espressione verbale, queste malformazioni in Iraq vengono viste come una vera e propria maledizione. La deformità è percepita come una punizione di Dio. I bambini vengono emarginati, addirittura respinti dalle scuole, e le famiglie vengono coperte di vergogna ed escluse dal villaggio. Un bimbo con una malformazione che non può capire, non può nascondere, soffre indicibilmente. Vorrebbe solo essere accettato e non nascosto. Per questa gente è più che un'operazione. È il sogno e il desiderio di essere finalmente accettati dal proprio gruppo e liberarsi da uno stigma insopportabile. Ma non mi fanno fuori, potresti chiedere al papà di quella bambina cosa vuol dire nella cultura irachena avere un figlio, una figlia che nasce con una malformazione al viso? Lui crede comunque che sia una punizione divina, una punizione o che è una scelta di Dio? يعني ايش تتوقع يعني هي هاي بحضارتنا يعني ثقافتنا انه هذا التشوه الخلقي جاي من رب العالمين يعني من كل طبعا سي زاد في الكوست كلها حضارتك صحيح اكيد كمسلمين يعني بالمدرسه تعاني بالمدرسه يعني اكثر شيء كان سكولا تانتيسيمو بروبليم ان سكولا ايه تعاني اكثر باكر ساعد ما يكون هنا تحليلاتك وشغلاتك 34 cosa stai facendo Kika? Stiamo facendo lo screening dei pazienti, quindi vengono registrati sia sull'iPad sia nel cartaceo, e poi vengono visitati chirurgo, anestesista per vedere se stanno bene, e poi vengono assegnati ai vari giorni dell'operazione, diciamo. Non è solo una gara contro il tempo per operare più bambini possibile, ma è anche una grande occasione per insegnare ai giovani dottori iracheni come effettuare queste operazioni in autonomia, anche dopo la fine della missione. Emergenza Sorrisi fa una cosa molto bella, che è quella di non venire solo qui a lavorare e poi andarsene via. In questo momento Shad, una collega otorina, specializzata in otorinolaringoiatria, ed è attualmente il primo operatore in questo intervento su un bimbo di 2 anni, e il buon Ernesto sta facendo da teleguida, insomma, come vedi in questo momento è lui che fa da aiuto al primo chirurgo dell'intervento, che è Shad. E così le insegna, la rende autonoma, per verifica anche che l'apprendimento sia stato efficace, però lo sta facendo in una dimensione di assoluta sicurezza, perché può intervenire in ogni momento. All'improvviso va via la luce.
Potrebbe essere successo qualsiasi cosa, un attentato, un incendio o un semplice cortocircuito. Noi non lo sappiamo, ma nessuno lascia il proprio posto, perché prima bisogna portare a termine l'operazione. Accendiamo tutte le torce dei cellulari per aiutare i dottori. In sala operatoria ritorna la luce, ma fuori c'è qualcosa che non va. Allora ragazzi, c'è un casino di agitazione, non si sa cos'è successo, ma ci hanno fatto evacuare perché sembra che ci sia un incendio, è arrivato l'esercito e... È il fatto che ci sono i medici che stanno operando ora a dei bambini, hanno rassicurato che non dovrebbe arrivare nella nostra zona perché è nel reparto donne, mentre noi siamo nel reparto dei bambini di pediatria. Guarda, sta arrivando l'esercito, guarda. Sono tutti agitati perché si sa che c'è un incendio in ospedale, ma nessuno sa la causa e quanto sia grave. Manuel, il mediatore linguistico, mi racconta che solo la settimana scorsa un altro ospedale di Nassiriya è esploso, uccidendo più di 100 persone. Mi spiega che tutti gli ospedali iracheni versano in condizioni precarie e ci tiene che io documenti ciò che rimane dell'ospedale esploso. Manuel purtroppo ha già vissuto una tragedia simile. Lui in realtà si chiama Abdul Motalib Mané. Ma per i carabinieri che nel 2003 erano a Nassiriya, lui era più semplicemente Manuel, il mediatore culturale. Il suo compito era agevolare e aiutare l'arma dei carabinieri durante la missione di pace Antica Babilonia. Iraq, sanguinoso attentato contro la base dei carabinieri a Nassiriya, le vittime tutti militari italiani. 8:40 ora italiana, c'è stato in Iraq un attacco contro i nostri soldati che sono lì. Il 12 novembre 2003 un camion cisterna pieno di esplosivo guidato da due kamikaze salta in aria dentro la caserma dei carabinieri a Nassiriya, uccidendo 50 persone. Manuel era appena uscito e si salva per pochi minuti, ma da quel giorno non ha più cambiato nome. Scortati dall'esercito andiamo a vedere l'ospedale. È uno spettacolo straziante. Dell'ospedale c'è davvero ben poco e sembra un cimitero a cielo aperto. Le lamiere sprigionano ancora un calore insopportabile che rende quasi difficile respirare. È dura guardare a terra. Vedo scarpette di bambini, vestiti, cellulari, flebo e un tappeto di cenere. Conosci qualcuno? Sì, tantissimo. Veramente? Ad ogni passo mi sembra di camminare su quelle centinaia di cadaveri. È come se fosse esploso ieri. Siamo passati proprio dentro al corridoio di questo ospedale e c'è ancora il caldo delle lamiere, come se fossero ancora accese. Mentre siamo lì, arriva un ragazzo sordomuto che incomincia a piangere disperato. E lui ha perso sua mamma? Qui? Sì. Ogni giorno viene qua a vedere se qualcosa, se trova qualcosa. Ci ho lasciato mia mamma qua, posto della mia mamma qua. E sono stato con mia mamma prima così 5 minuti, poi è uscito fuori. Poi è successo così dopo me. Si avvicina anche un altro ragazzo che racconta di un cambio orario sospetto la notte dell'incendio, che avrebbe condannato tutte quelle persone a morire senza via di fuga. Il giorno in cui ha bruciato tutto qua, l'orario hanno cambiato. Hanno messo due, come si chiama? Lucchetti. Lucchetti, esattamente. Due, uno sopra e l'altro giù. E hanno chiuso questa porta. Rimane solo il porto, quello di uscita. Gente che sono ricoverate qui, hanno pensato la porta aperta a queste qua. Sono venuti qua, c'era il fuoco. Torno in ospedale dove intanto l'incendio è stato domato, ma nel corridoio vedo ancora troppa gente ad aspettare il proprio turno. Ormai è quasi notte, i dottori stanno operando gli ultimi bambini. Andiamo, mamma. Tra quelli che restano, i più fortunati verranno operati domani. Altri dovranno aspettare molto di più. Quanto è bella poi sta bimba. Oh, amore, che coglino la nanna. Che
Che sbadiglio la nonna. Ma la pelle. Ma si può fare? Anche se no, ti... adesso no, deve crescere. Ah, non la possiamo piccolo. Fare. No. Non è stata una grande giornata oggi. L'incendio in ospedale, la disperazione di quel ragazzo, tanti bambini ancora da operare. Impossibile rimanere indifferenti di fronte a una realtà così dura e impietosa. Mi chiedo davvero come facciano i ragazzi di Emergenza Sorrisi a reggere tutto questo. Ma Stefano, senza volerlo, me lo spiega con un semplice gesto. Giuseppe, volevo farti vedere sta roba, vedi? Se guardi questo palloncino, qui dentro c'è il respiro della bimba. Vai, prova a mettere la mano qui, se riesci. Accoglila, abbracciala come me, senza stringerla. Che dici? Io mi emoziono ancora ogni volta. In missioni come questa, il respiro di un bambino e quindi la vita che continua ti mantiene saldo alla speranza che il tuo sacrificio serva a qualcosa. Ti dà la forza di ritornare domani a riprovarci, nonostante tutto ciò che succede fuori. Il passaggio al paradiso.